Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. E quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti. Lo dice il Premier Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Ci sarà l'Italia come zona protetta. Sulla nuova misura del governo c'è stato il plauso delle regioni. Ho informato anche il Presidente della Repubblica, ha aggiunto. Non c'è ragione per cui proseguono le manifestazioni sportive. Abbiamo adottato un intervento anche su questo. Il decreto sarà firmato questa sera ed entrerà in vigore domani fino al 3 aprile. Le scuole, le università e tutte le attività didattiche saranno sospese fino a questa data. Possiamo sintetizzare con l'espressione «io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da 3 specifiche circostanze. Comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Le persone guarite sono 724, 102 in più di ieri, ha affermato il commissario per l'emergenza. Sono 463, 97 in più di ieri, i morti legati al coronavirus in Italia. I casi totali nella nostra nazione sono 9.172. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 733 per coronavirus, 83 in più rispetto a ieri. Sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda altri 2 casi di positività al coronavirus in Umbria, che ha colpito finora complessivamente 28 persone, di cui una guarita. Lo comunica la regione. 6 ricoverati, 2 in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, 1 nel reparto di malattie infettive a Terni e 3 in quello di Perugia. Le persone in osservazione sono 553, in buona salute, sottolinea la regione, ma sotto controllo medico perché sono venute a contatto con soggetti risultati positivi al virus. Di questi 402 sono nella provincia di Perugia e 151 in quella di Terni. Al 9 marzo sono uscite dall'isolamento 124 persone, 93 nella provincia di Perugia e 31 in quella di Terni. Nel complesso, entro le ore 24 dell'8 marzo, sono stati eseguiti 175 tamponi. Sembra l'apocalisse, morti, feriti, malati, infettati, la peste del terzo millennio o no, è il coronavirus, contro il quale ogni giorno, dall'alba alla notte successiva, combattono medici e tutti gli operatori del sistema sanitario italiano. Intanto le carceri sono in fiamme, e lo vedete nelle immagini, detenuti morti, tragicamente o gravemente feriti, operatori sequestrati e aggrediti, strutture messe a ferro e fuoco e devastate.
È sempre più tesa la situazione in molte carceri italiane in seguito alle limitazioni dovute al contenimento della diffusione del coronavirus. Da Milano a Foggia, passando per Alessandria, Verona, Pavia, Modena e Lecce. Proprio in quest'ultima città si è verificato il bilancio più grave, con 6 detenuti deceduti. 3 sono morti nel carcere di Modena ed altri 3 nelle carceri dove erano stati trasferiti. 5 morti sarebbero dovute ad overdose per psicofarmaci sottratti durante un assalto all'infermeria interna del carcere. Una per soffocamento a causa dei fumi provocati dall'incendio di materassi durante le proteste. La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presente all'Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, ha partecipato oggi alla riunione in videoconferenza dalla postazione di collegamento presso la sede del Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno con i Presidenti di Regione e Provincia Autonome, i Presidenti ANCI e UPI, presiedute dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, l'Onorevole Francesco Boccia, con la presenza del Commissario Borrelli e delle altre amministrazioni interessate all'emergenza coronavirus. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Ancora qualche pioggia in Italia, ma si va verso un generale miglioramento. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 10 marzo. Piogge sparse al mattino sulla Sicilia, tempo stabile altrove ma con nuvolosità a tratti anche compatta, specie al nord. Al pomeriggio ancora fenomeni sulla Sicilia e locali nevicate sull'Alto Adige oltre i 1000 metri. Variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutta la penisola, temperature minime stabili o in calo, massime in aumento al centro-nord e in calo al sud. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sia del nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.